Siamo con il presidente Roberto Colombo. Presidente, oggi è una giornata importante, hai presentato il business plan per il prossimo triennio. Quali sono gli obiettivi fondamentali? Possiamo ripartirli nei settori in cui la nostra azienda è impegnata. Anzitutto il settore della distribuzione e della vendita del gas. Noi riteniamo, sulla base di quanto già acquisito in questi mesi, di poter continuare a crescere nei territori per noi strategici di Monza e Brianza, soprattutto Brianza Est, e Como e Triangolo Lariano. Riteniamo che nel triennio che va dal 2013 al 2015 siano preparate e predisposte apposite gare d'ambito in questi territori e noi intendiamo, attraverso alleanze strategiche con operatori del nostro settore, intendiamo essere presenti a queste gare e quindi ribadire i nostri asset di territorialità e i nostri vantaggi in termini proprio di assistenza a chi opera con noi. Siamo un'azienda che è nata ed è radicata sul territorio e come tale consideriamo questo una best practice che noi intendiamo utilizzare come uno dei nostri valori aggiunti. Una carta vincente appunto per rapportarvi con quelli che sono i colossi della distribuzione energetica. Sì, perché da quando il mercato è aperto e libero e quindi alla concorrenza nazionale e internazionale, evidentemente anche territori che al momento sembravano un po' periferici come quello di Monza e di Como e Triangolo Ariano, ecco, diventano appetibili su mercati che ovviamente non hanno più limiti e quindi anche i grossi competitor a livello internazionale, da Gas de France a Gazprom, a Leni, per citare i più importanti, cercano di intervenire sul territorio. Ovviamente il nostro vantaggio, come ha detto lei bene e molto correttamente prima, il nostro vantaggio, la nostra carta vincente è proprio essere presenti sul territorio, proprio con sedi filiali, con operatori, con assistenza. Questo è il nostro vero vantaggio. E poi ovviamente la politica nostra, che magari non si basa su testimonial eclatanti, ma che però fa dell'assistenza alle associazioni di tipo culturale, sociale e sportivo, uno dei suoi asset vincenti, cioè l'attenzione proprio al territorio. Noi sosteniamo con i nostri contributi anche queste piccole realtà che sul territorio vogliono crescere, proprio per assicurare a queste associazioni culturali, sportive e sociali il minimo del sostentamento e quindi poter continuare a crescere sul territorio, così come vogliamo fare noi. Oggi è stato presentato il business plan per il 2013-2015, un fattore molto importante che influenzerà questo triennio è il rapporto con l'ambiente per la vostra azienda. Sì, ha ragione, l'ambiente diventerà uno dei nostri palinsesti delle operazioni, perché tutti sanno ormai che la raccolta differenziata, la necessità dei comuni di reperire dei fondi e quindi vanno a gara per la raccolta dei rifiuti e quindi la distribuzione degli stessi, provoca sicuramente un abbattimento di quella che è l'alimentazione del nostro termovalorizzatore, per cui intendiamo proporre misure alternative per compensare questa eventuale perdita. Siamo già pronti a installare uno sminuzzatore o un trituratore, chiamiamolo come vogliamo, per i rifiuti ingombranti che sono comunque refoli di grande distribuzione commerciale e industriale, medie e piccole imprese, e quindi andremo a costituire una riserva per alimentare il nostro termovalorizzatore nella maniera più compiuta, con una risorsa anche abbastanza sostenibile. L'attenzione dell'azienda però non è limitata solo alla sua anima ecologica, ma anche parte dal rapporto con il suo consumatore, con il territorio. Sì, anche questo è vero. Noi, attraverso una immagine che certamente non può, per dimensione e per intensità economica, essere rapportata alle grandi multinazionali e non, ma noi nel territorio ci difendiamo molto bene. Abbiamo convenuto in un consiglio di amministrazione che è molto sensibile a questo problema
di essere molto vicini al territorio, per cui associazioni sportive, associazioni di sostegno, solidarietà verso chi ha meno, chi ha poco, e tutte quelle che è territorialità, tutte quelle che è ambiente inteso come rapportarsi con la gente, e nel nostro DNA e traduciamo in atti e fatti concreti molte attese che questi qui aspettano, e sappiamo per ritorni di immagine che la cosa è ben vista, e a noi questo fa enormemente piacere e continueremo su questo trend. Ed è una scelta vincente che vi sta aiutando ad affrontare anche al meglio questo momento difficile. Certo, perché questo poi fa da cassa di risonanza, da passaparola dell'azienda, che oltre a essere finalizzata a un business e quindi a una cassa, risponde anche alle esigenze dei propri cittadini, dei propri territoriali, chiamiamoli tra virgolette, e questo evidentemente rafforza il rapporto, fidelizza molto di più e ci dà la possibilità di essere molto più incisivi sul territorio. Siamo con Enrico Grigesi, amministratore delegato. Grande parte di questa presentazione è stata dedicata agli investimenti futuri previsti dalla vostra azienda. Dove andrà ad agire e quali sono gli interventi più importanti? Sì, in un contesto così difficile come quello che attraversa il sistema economico italiano, noi stiamo facendo una bella sfida, perché nel nostro piano triennale abbiamo previsto investimenti per 80 milioni di euro, pochi rispetto a quelli che fanno i grandi colossi, però con riferimento alle nostre dimensioni sicuramente un programma impegnativo. Riguarda soprattutto la distribuzione del gas, cioè degli 80 milioni, 50 milioni sono la distribuzione del gas, però sono previsti interventi significativi anche nel settore ambiente, con interventi presso il termovalorizzatore di Como e la realizzazione di un impianto di trattamento, e anche in altri settori, leggi in particolare cogenerazione e teleriscaldamento, soprattutto a Monza. Sì, in un momento, in un contesto così difficile come quello attuale che riguarda il nostro sistema economico, noi stiamo per lanciare, intraprendere una grande sfida, perché abbiamo un programma di investimenti piuttosto impegnativo, perché sono previsti nell'arco piano ben 80 milioni di investimenti, che sono per un gruppo delle nostre dimensioni una cifra assai ingente, assai impegnativa, appunto, come dicevo. Soprattutto nel campo della distribuzione del gas, perché degli 80 milioni 50 sono nel campo della distribuzione del gas, anche se sono previsti significativi investimenti anche nell'area del termovalorizzatore, dove abbiamo previsto investimenti per aumentare l'efficienza e per un impianto di trattamento, di pretrattamento, e nel campo della cogenerazione del teleriscaldamento qui a Monza. Ci conforta in questa operazione così impegnativa il fatto di essere riusciti a concludere con la Cassa Depositi e Prestiti un finanziamento di 39 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro a valere su fondi della Banca Europea per gli investimenti. Fatto molto importante, vuoi per la fiducia che istituzioni così importanti hanno riposto in noi, vuoi per le condizioni di tasso che sono certamente buone, ma anche per la durata di questi finanziamenti, perché sono finanziamenti che sono proprio studiati tenendo conto della natura dei nostri investimenti, cioè investimenti infrastrutturali con tempi di recupero un po' più lunghi rispetto all'attività commerciale. Però ci siamo, insomma.